Allora, io mi chiamo Raffaella Tamburrini, Quanti anni hai? 76. E che lavoro facevi? Facevo la commessa alla UPIM. In che periodo hai vissuto qua a Figane? Dunque, dalla nascita fino a quando non mi sono sposata, fino a 23 anni. Dove vivevi più o meno sul borgo? Borgo, la parte esterna, diciamo, la parte principale, la chiamo io, la strada. Adesso non so come posso dire, nel senso, Vicino a dove stava il. lavatoio prima, un pochino prima, sì. E la casa era tua oppure No. sapevi chi l'aveva costruita? Chi l'aveva costruita non lo so, però la casa non era nostra. Noi stavamo in affitto, diciamo. E quanti stava dentro in casa? Allora, stavamo dentro casa, in 1, 2, 3, 4, 5 persone. Il forno non era qui a Figana, comunque, il forno era qui a Santa Croce, dietro la fontanella di fronte alla chiesa di Santa Croce. Allora, le persone in casa a quell'epoca si faceva il pane e allora con una tavola lunga mettevano sopra questa tavola 10, 12, noi li chiamavamo file di pane e le portavano lì a cuocere. E poi dopo un'ora, 2 ore andavano a riprenderle e questo pane durava anche una settimana. La tradizione era quella. Oppure ecco la polenta sicuro, oppure si mangiava, sai, a quell'epoca non è che c'era tanto sfarzo nel mangiare, diciamo, tanta possibilità, perché la gente qui non era tutta che si poteva permettere tante cose, insomma, e tra cui la mia famiglia era una di queste. Mia madre, mio padre purtroppo è stato tanto tempo male che quindi se non era mia madre, sia io che mio fratello non potevamo, diciamo, andare avanti o mangiare, non ci ha fatto mai mancare niente, per carità, però con tanti sacrifici. Quindi quando noi, ecco, si faceva questa polenta o magari ci si riuniva dentro le case e col vicinato, oppure il periodo magari che posso dire di Natale, Pasqua, tutti insieme si facevano i tortellini, ci si aiutava uno con l'altro, una volta per una famiglia, una volta per un'altra, ma questo succedeva una volta l'anno perché più di tanto non era possibile. Oppure sotto il periodo di Carnevale ci si metteva tutti fuori addirittura e si facevano queste, noi chiamiamo le frittelle o gli scroccafusi a Macerata si dicono, queste cose qui. E c'era mia madre con altre persone di una certa età che preparavano tutte queste cose e poi fuori mettevano dei tavoli e tutta, diciamo, non dico il borgo, ma più o meno ci si riuniva a mangiare queste cose. Questa era una tradizione nostra, diciamo, perché le famiglie erano tutte molto unite. Tanto è vero che le case non c'era bisogno neanche di chiudere la chiave perché, cioè, tutti si fidavano di tutti, insomma, ecco, il problema era questo. E se si poteva aiutare anche una con l'altra, con i ragazzini, con i bambini, quando le mamme andavano a lavorare, uno con l'altro badava i bambini dell'altro, diciamo, capito? Tra cui io, la mamma di Elisa, quando è nata, io andavo a lavorare e c'era una signora vicino che io andavo a lavorare là tranquillamente perché mia madre, come ripeto, lavorava e lei guardava mia figlia, quindi gli preparava la pranzo. Quando io tornavo a casa era già tutto pronto. C'era questa unità, diciamo, di famiglie molto, ecco, come ripeto, tutti eravamo uniti, non c'erano problemi una con l'altra, non c'era invidia, non c'era niente. Quindi del male non ci si faceva, come ripeto, la tradizione era questa. Poi io posso dire, quando sono nata, che sono nata sempre in una casa non dove fino a 23 anni, prima abitavo in una casa un pochino più giù, dentro un vicolo, dove stava Germana, lì sotto, io abitavo lì. Siccome poi la casa era un pochino piccola, mia madre si è trasferita su quest'altra casa dove io ho vissuto fino a 23 anni. E all'inizio, ecco, tutti i ragazzini scorrazzavano lungo le strade perché non è che c'erano macchine o roba del genere, c'erano più che altro, li chiamavamo gli altri carri con i buoi, che
camminavano e quando arrivavano questi carri, questi buoi, e tutti i ragazzini, noi altri correvamo dietro e salivamo dentro questi carri, e che i contadini magari ogni tanto, andate via, perché magari, non lo so, o c'erano pure se faceva male, oppure magari perché dentro questi carri c'era qualcosa, che ne so, fieno, paglia, qualcosa del genere, oppure addirittura galline che le trasportavano da una parte all'altra. Quindi il periodo è stato quello. E poi dopo, strada facendo, diciamo, l'abitudine, diciamo, non so se posso sapere l'abitudine dell'abbigliamento, non lo so com'era. L'abbigliamento da ragazzini, e ragazzini, le solite cose, diciamo, pantaloni corti maschi con i calzettoni, che anche d'inverno quando c'era, diciamo, 10 gradi sotto zero, non è che ci usavano i pantaloni lunghi, che io mi ricordo mio fratello, portava sempre questi pantaloni corti e le gambe diventavano nere dal freddo, però era così, era l'usanza quella, non è che c'erano altre cose. E poi magari anche come le scarpe, non c'erano, noi portavamo le scarpe, cioè i zoccoli di legno fatti a scarponcino, ma erano di legno, però per la neve erano più che adeguati, perché non è che passava né acqua né niente, quindi era così. Poi dopo invece, passando con il tempo, siamo arrivati quasi agli anni 50, e io mi ricordo che mia nonna, che ancora abitava con noi, andava in giro, ancora a quell'epoca loro erano molto tradizionali, con le gonne lunghe, quelle della volta, col grembiule davanti, sempre nero scuro come i vestiti, e con i capelli appuntati dietro tipo chignon. La moda di loro era questa, diciamo, non è che c'erano, che si erano adeguati le persone anziane, che mia nonna è morta 80 anni, 85, quindi non è che si era adeguata al look nuovo, diciamo. E poi stava facendo negli anni 50, ha cominciato questi abiti un pochino diversi, un pochino più moderni, e poi fino a quando io parlo per me personalmente o anche altre persone, perché la maggior parte a quell'epoca la gente imparava i mestieri, come posso dire, la maiaia, le ragazze, la ricamatrice. La maiaia che cosa? Faceva le maglie con le macchine, così. La maiaia o addirittura la sarta, la maggior parte, una delle poche che qui nel borgo Ficana che ha studiato sono stata io e altre due ragazze, per il resto e tutti andavano a lavorare, eravamo considerate un po', anche se c'era la miseria dentro casa, però mia madre aveva fatto i sacrifici, dice io fino alla terza media te la voglio far fare, quindi siamo andate avanti io fino alla terza media, poi da lì fino a 14 anni ho fatto la terza media, a 15 anni sono andata a lavorare alla UPIM e da lì e poi le cose sono un pochino cambiate. Mio fratello invece la terza media non l'ha fatta perché non c'aveva voglia di studiare, quindi è andato a lavorare con Roganti, un imprenditore, chiamiamolo, che faceva, commerciava con le macchine da cucire, frigoriferi, a quell'epoca i primi frigoriferi. Tant'è vero che mia madre, il primo frigorifero che ha avuto, che noi dentro casa ce l'abbiamo avuto, mi ricordo, negli anni 52-53, ma non era nuovo, era stato regalato. Quindi mia madre andava a lavorare, faceva le pulizie dalle signore, oppure faceva le pulizie delle scale nei vari palazzi. E il lavoro di quell'epoca era questo, per le persone che, diciamo, dell'età di mia madre, 40, 42, 43 anni, roba del genere. E poi ecco, diciamo, le cose sono andate, diciamo, piano piano migliorando, perché gli anni 60 hanno cominciato un po' il boom, diciamo, però la tradizione nostra a ritroso era questa, che noi altri ragazzini andavamo sempre a giocare tutti insieme, maschi, femmine, perché di fronte a casa mia adesso ci stanno le costruzioni, ma prima era tutto un campo di un contadino. E tanto è vero che noi altri ragazzi facevamo i buchi sulla rete e andavamo a rubare la frutta che c'era sto contadino che ogni tanto un tutto zoppicante, perché c'aveva una gamba più corta e c'aveva un cane lupo, mi ricordo, che, diciamo, i maschi andavano dentro perché erano un pochino più forzuti, diciamo, più spericolati, chiamiamoli, salivano su ste piante, le pere, le ciliegie o che sia, e se le mettevano nella canottiera. Come sentivamo questo contadino che veniva giù, corri, venite via, che c'è il cane lupo che ve lo fa venire addosso. A quell'epoca si diceva che lo faceva accalappiare a sti ragazzi, capito? E tutti scappavano via. Però è stato un periodo bellissimo,
per me e per noi, perché come ripeto, non è che c'erano computer, non c'era niente, quindi neanche la radio avevamo, quindi è tutto dire, quello che tu potevi, diciamo, inventare con la tua testa, erano questi giochi, che ti posso dire, a corda, oppure a saltarello, chiamo il salto, quello che ho fatto per terra con i numeri, così. Il divertimento nostro era quello, nascondino, che alla sera fino a tardi noi altri ragazzini giocavamo tutti per le strade perché, come ripeto, non c'era pericolo di niente. Quindi il bello era questo, diciamo. E addirittura a volte anche le persone di una certa età, quando noi saltavamo a corda, anche loro si mettevano con noi a giocare, capito? Perché? Perché, a parte che erano più giovani pure, che c'era, però, come ripeto, il gioco era quello. Quindi non è che... Io posso dire che i primi imbattico, per me parlo personalmente, con il ragazzino, diciamo, il primo imbatto con il ragazzino è una cosa, diciamo, felice, nel senso che sono le prime esperienze che uno fa, quindi di conseguenza sempre sono cose belle, diciamo, che poi io con mio marito siamo stati fidanzati da ragazzini, io 17 anni, lui 19, siamo andati avanti per 6 anni, ma solo con lui. Sì, qualche simpatia ce l'ho avuta io e qualche simpatia ce l'ha avuta lui. Questa è una cosa per me stata felice, piacevole. Oppure, che so, ecco, piacevole poteva essere stato il discorso che io ho cominciato a lavorare, ho cominciato a guadagnare i primi soldi, che potevo, diciamo, fare qualche piccola, diciamo, spesa in più o qualche, levarmi qualche sfizio. Le cose erano queste. E poi dopo ha cominciato l'immigrazione, no, perché da noi... La gente di Figana non è che si sia spostata più di tanto, diciamo, è rimasta quasi sempre lì. Adesso qualche ragazzo, forse, ma io che io mi ricordo poco, pochi ragazzi che sono andati via, diciamo, dal borgo. Hanno tutti, perché a quell'epoca era più facile trovare anche lavoro qui da noi. Non è che dovevi andare fuori per lavorare, potevi spostarti in un paese vicino, magari uno che faceva, che ne so, elettricista, muratore, poi la sera però tornava a casa, non è che stava fuori, come fanno adesso, diciamo. Non c'era questo, diciamo, questo problema. E quindi di conseguenza rimanevamo tutti lì. E dopo, certo, bello che è stato, io ho avuto anche momenti brutti, nel senso che mio padre è stato per la prima volta che si è ammalato, 7 anni ammalato e non si sapeva quello che era, perché prima non c'erano tanti ritrovati, tante cose. Poi ne è venuto fuori e poi si è riammalato a 40. 48 anni, mi ricordo l'anno dopo che io sono andata a Lubim, lui cominciava a lavorare e diceva meno male, dice, comincia a lavorare, tu lavori. E invece l'anno dopo io sono andata a ottobre del 58 alla Ubime e mio padre è morto a ottobre del 59. Quindi è stato un periodo brutto perché lui si è ammalato purtroppo con questi mali moderni che però a quell'epoca, come ripeto, non c'erano... Non si poteva curare neanche, dice che è morto d'un male, ma non si sapeva, cioè quando è morto mio padre sapeva che questi primi tumori erano venuti fuori, ma prima, dietro, no, non si sa, è morto d'un male, ma senza sapere quello che era. Questo è stato il periodo più buio della mia esistenza, diciamo, da ragazza. E poi dopo stava facendo, vabbè, mia madre, ma ormai era sposata con i figli e tutto quanto, che mia madre è morta, una zia che avevo con noi pure lo stesso. Insomma, sono partiti tutti, insomma, con i discorsi, sempre con lo stesso male, senza considerare più di tanto. Però ecco, tutto sommato, a parte questo periodo, diciamo, brutto, per il resto posso dire che la mia vita è stata abbastanza serena, ecco, tutto quanto. Dopo sono nati i nipoti, sono nati i figli, i nipoti che si da guardare e tutto quanto. Quindi ecco, il periodo... Adesso non so se mi deve fare qualche domanda particolare che magari io non mi ricordo, non so. Forse tipo cioè, prima ovviamente i fidanzamenti e il matrimonio non erano considerati come adesso, cioè, nel senso io adesso magari porto il ragazzo che c'è stato da 2 mesi a casa, lì non era la stessa cosa. No, invece a me è capitato proprio così, perché nonno, quando ci siamo fidanzati, siccome lui abitava in via Roma, non so se siete pratici di via Roma, Qui si chiama Macerata. Macerata, e lui erano 6 figli, e praticamente quando ci siamo sposati,
casa sua era un po' un, affollata. L'anno prima si era sposato il fratello, aveva avuto una bambina, e mio marito alla sera era tornato a casa tutto sto, diciamo, subbuglio, chiamiamo, con tutto, una bambina piccola, c'erano i fratelli piccoli, perché mio marito, la madre sua, è morta nel bombardamento del 44. Questa madre che se l'ha presi dopo, se l'ha presi, lui aveva 3 anni e il fratello ce ne aveva 5, 6 più o meno così. Quindi poi dopo lei ha avuto altri 4 figli, quindi 6 figli, tutti dentro sta casa, però c'era mio suocero che era un pochino severo, e loro perché avevano, diciamo, quella si chiamava la cantina, l'alimentari e il tabacchino, perché dopo la guerra, siccome avevano bombardato casa, allora gli hanno dato la possibilità di mettere su questo tabacchino, e poi lo stava facendo. Mio marito diceva, ah, no, no, dice, io sempre a casa, c'è ragione, non la faccio più a stare. Allora la sera, siccome i primi anni lavoravamo insieme alla Ulme, abbiamo lavorato insieme per 2 anni, poi lui se n'è andato perché non potevamo stare insieme sullo stesso posto, ha cambiato lavoro. Però eravate colleghi? Sì, all'inizio sì, però a quell'epoca c'era la legge. Perché doveva andare via? Perché insieme non potevamo stare sulla stessa azienda, e la legge era quella. Adesso invece no, cambiato tutto. Allora lui se n'è andato, e a parte non è che era tanto soddisfatto di quel lavoro che faceva, che lui faceva il magazziniere lì. E come ripeto, alla sera mi accompagnava a casa, che aveva la Vespa, uno dei primi mezzi di trasporto, diciamo, e tutte le sere si veniva sempre a casa mia a cena. Tutte le sere immancabilmente, perché lui, come ripeto, a casa non è che gli piaceva tanto stare, per il semplice motivo che c'era mia madre che lo trattava molto bene. Quindi quando c'era lui, la pasta sempre a casa, e magari era un tipo che si alzava presto la mattina, faceva i tortellini, i tagliatelli, perché magari alla sera c'era il fidanzato della figlia che veniva sempre a cena. Il problema, cioè, un problema non era, perché lei lo faceva volentieri, però ecco. Solo che il discorso era che dopo cena non si poteva uscire se non eri accompagnata. Io in 6 anni di fidanzamento sono stata una volta al cinema dopo cena perché c'era una cugina di mio marito che ci aveva accompagnato. Perché se no, finito lì. Il discorso era quello. D'estate alle 8 si poteva tornare a casa, d'inverno alle 7:30. Non è come adesso. C'era il coprifuoco. Invece adesso siete molto più liberi. Sì, quindi, sì. Ma per carità, forse da un'estremità all'altra, questo per carità. Però erano così i tempi. No, però hai visto che il borgo è cambiato. No, 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 mi piace molto. Okay. Eh sì, cioè qualche casa che ancora non è stata sistemata, che non so per quale motivo. Cioè, mi diceva prima Iana, questa casa qua sopra, che i proprietari sono troppi e non si mettono d'accordo. Però, ecco, questo è brutto. Anche le bacce, per esempio, in giro, c'è cioè questa casa qua davanti. Di chi era, diciamo, l'obbligo di tagliare l'erba, il proprietario o il comune? Perché se la casa è venduta è il proprietario, se no è il comune. Ecco, queste piccole accortezze che tutto sommato potrebbero, diciamo, migliorare un po' il tutto. Però tutto sommato, da come erano prima le case, che la casa mia veramente era proprio indecente, nel senso, dovevamo uscire di fuori per andare sulle camere da letto. Quando c'era l'inverno dovevi vedere i corsi che dovevamo fare perché era freddo, c'era la neve, e a volte la mattina, quando prima nevicava tanto, non riuscivi neanche a aprire la porta della camera, capito? Perché la neve c'era talmente tanta che quando aprivi non la facevi, o ti tornava dentro la neve, oppure dovevi stare piano piano, prima spazzare la neve fuori dalle scale, e poi sul tetto ci pioveva. Le finestre non chiudevano, sempre coperte con tutti i pezzi di stoffa, perché se no entrava dentro l'aria. Noi ci scaldavamo con, non so adesso che dicono, il prete si chiamava, prete con la monaca. Che lo mettevamo, era, non so se sapete quello che era. Al museo ne abbiamo... Quello lì che si metteva dentro al letto, poi noi andavamo a letto, questo era caldo. Oppure con lo scaldino, quello che si metteva di rame con un manico bucato sopra, dentro si metteva la cenere, i carboni, lo passavi su dentro al letto sulle lenzuola, poi lo toglievi e ci scaldavamo con quello. Però freddo era sempre freddo, come ripeto, perché quando tu da sotto dovevi andare sopra, le corse era dottuna, diciamo, perché ecco, la pioggia, il freddo. Poi noi avevamo il padrone di casa che proprio, e poi tra l'altro era un prelato anche,
che era un ex, adesso è morto pure il signor Lavigero, che un vescovo, arcivescovo qui a Macerata, poi alla fine era venuto a aiutare il vescovo di Macerata. E loro diceva, se te piove, ci metti l'ombrello. Però tutti i mesi mia madre, la prima cosa che faceva, diceva sempre, mi ricordo, con i soldi che uno prende, la prima cosa che devi fare è pagare l'affitto di casa e il latte, perché era una cosa, perché secondo me passavano i contadini per le case, no? Per il latte. Non so se qualcuno ve l'ha detto. No. Siccome c'era un contadino in fondo, vicino di fronte al lavatoio, giù, sotto, adesso c'è un palazzo, ma prima c'era un contadino. Questo contadino con le mucche, la sera passava con i secchi di loro, con un misurino, casa a casa, e ci portava il latte. Allora quello era una cosa che dovevi pagare, perché giustamente era una cosa di prima necessità il latte per noi, perché per il resto sì, si arrangiava, però non erano, diciamo, cibi molto... Forse si faceva meglio di mesi da adesso, per carità, però la materia prima era il latte, e ecco, allora dovevi pagarlo prima di tutti. Alla fine del mese era la priorità, insomma, la casa, perché sennò ti mandava via, e il latte, perché la mattina era la colazione per tutta la famiglia, insomma, ecco, con il pane abbrustolito sopra la carbonella lì. Noi abitavamo, perché quella casa dove stavo io, che l'avete vista pure, sotto c'era la cucina, poi uscivi da fuori, sopra c'erano due stanze da letto. C'erano due? Due. E quindi io mi ricordo, mia zia e mia nonna stavano su una stanza, e invece io, mio padre, mia madre, mio fratello, su una stanza. Mamma aveva messo un lettino da una parte, una rete, diciamo, non un lettino. Lei aveva la camera matrimoniale quando era sposata, però dentro una stanza ci stavamo in quattro. Poi invece strada facendo, siccome quella casa vicino a noi si era liberata, mia madre diceva, la prendo pure questa qua in affitto. Aveva aperto una porta interna, e dopo quella casa vicino, dopo ce l'avamo allargata, diciamo. E io mi sono sposata proprio lì, su quelle case lì, ma era vecchia la casa quando mi sono sposata, non era aggiustata. Mia madre aveva fatto un piccolo bagno, perché avete visto che c'erano delle scalette, adesso ci ha messo la porta, ma prima la porta non esisteva, la chiamava la capannetta. Questa capannetta, appena entravi, a sinistra c'era una piccola stanza e mamma ci aveva fatto un bagno, solo che non c'era l'acqua corrente, no. Dovevi portare sempre con i secchi, che c'era una fontanella un pochino più giù, cioè andavamo a prendere con le brocche l'acqua per bere, per cucinare, e l'acqua per buttare dentro al bagno, oppure per farci il bagno. E il bagno si faceva dentro un secchio, perché mia madre lavava i panni anche per tanta gente, i secchi quelli di legno, era fatti, che spesso e volentieri se quest'acqua praticamente buttava pure fuori, perché è normale. E noi alla sera, quando ci facevamo il bagno, vicino al fuoco, dentro sto secchio, prima una con un'altra, prima io, poi mia zia o mio fratello che sia, ci facevamo il bagno dentro questo secchio. Era un secchio bello grande, però ci si faceva il bagno lì dentro, perché l'acqua non c'era proprio, assolutamente. No. È stata messa, quando io mi sono sposata, ancora l'acqua non c'era a casa mia. Penso. Quindi parliamo di che anno? Io mi sono sposata nel 66. Dopo qualcuno già l'aveva messa, qualcuno che erano proprietari, capito? Per conto proprio, decidendo qual era bene, ma casa nostra non era, quindi le spese non le potevamo fare noi se non ci aiutava il padrone di casa. Ma come ripeto, il padrone di casa era proprio, aveva le orecchie attappate, quindi niente da fare. E vabbè, c'era qualche altra domanda che potevano... Però tutto sommato io non rimpiango niente, tranquilla. Io anche loro, per esempio, no, lei no, ma la madre e la sorella e la zia, che quando mia madre abitava lì a Figana sempre, io andavo a lavorare e lasciavo con loro, quando erano un pochino cresciute. Ma sti ragazzi anche di quell'epoca, la mamma è nata nel 67, e da piccola la guardava questa signora che mi stava vicino. Man mano che sono cresciute poi, 5-6 anni, scorazzavano tutte lì, perché non c'erano problemi, capito? Già le case però, la campagna era sparita, erano state fatte le prime case popolari. Allora, diciamo, la zona si era popolata di più, quindi persone sì, che avevano preso le case popolari, qualcuno che stava in casa qua, con le case proprio diroccate, aveva le case popolari, qualcuno che era venuto da altre parti della città. Quindi la zona si è, diciamo, un pochino allargata, nel senso popolata più che allargata, la zona era sempre la stessa. E queste ragazze giocavano, mai, come ripeto, maschi, femmine, e tutti lì. E qualche volta capitava che
tra noi, tra delle dame, diciamo così, dice: stasera chi è che deve mangiare queste figlie? Per dire, allora io no, perché lavoravo, però o mia madre o un'altra signora li mettevano tutti in fila, 5-6, faceva la minestra per tutti, un cucchiaio, un cucchiaio, un cucchiaio, e tutte queste cose che alla fine erano pure simpatiche, insomma, perché erano cose belle per te, come ripeto, ci aiutava molto, ecco, tutto sommato. Avevano la Pertosse, quando aveva la Pertosse, questa signora già aveva la macchina, era una delle prime che aveva la macchina. Andavamo la mattina in 5-6 in una macchina, la portavamo al mare per respirare aria fresca, per aver tosse. Però ecco, queste cose che adesso non esistono più, perché i condomini, ognuno per No, affari no. suoi, e poi ma neanche tanto, insomma, ecco. No, sì, infatti. Però ecco, mi ripeto, per me è stato un periodo, fino a quando mi sono sposata, bello. Anche dopo, perché io, anche dopo che mi sono sposata, ho seguitato a frequentare la zona, perché mi ripeto, c'era mia madre. Le figlie che lasciavo lì, quindi di conseguenza mangiavo spesso a casa mamma. Però ecco, sono periodi che uno si ricordi con positività, come ripeto, a parte quel periodo buio delle malattie e tutto quanto, per il resto però posso dire che anche la madre, la sorella e la zia, tutto sommato, dico, certo, dice, quando stavamo lì che giocavamo tutti insieme era una bella cosa. Quindi, invece loro adesso pure sono un po' sparpagliati, perché non è come prima, ecco.